Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndreNic91 su Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco. Dobbiamo raggiungere oggi Susette a campo di addestramento, che scopriremo poi essere in realtà il campo di addestramento dove si allenavano le squadre dell'Alius. Un momento, questa è la casa stregata, no? Il centro di allenamento si trova davvero qui? Vieni a vedere con i tuoi occhi. Ah, certo, c'è l'entrata segreta, che nessuno scopre. Com'è possibile che nessuno l'abbia mai visto? Accipicchia, una rampa di scale in un posto come questo. Non te l'aspettavi, vero? Questa è l'entrata. Vieni con me, tesoruccio. Eh già. Ah sì, mo preme. Prima bisogna mettere in funzione questo dispositivo. Mi daresti una mano, orsacchiatto? Ti eviterei, però. Oh, al cuore a mille, sto facendo questo con l'amore della mia vita. Pare chissà cosa. Ovviamente, Eric. Cerchiamo che mi tocca fare. È per il bene della squadra, Eric. Adesso da questa parte dobbiamo ritornare indietro. Ma grazie a questo dispositivo miracoloso, invece di uscire, raggiungeremo una stanza piena zeppa di macchinari. Prova! Para, 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 para. Prima raccogliamo gli oggetti. Scarpini alla moda e vorrei un attimo uscire perché voglio comunque sia prendere anche l'oggetto che c'era qui. Infatti mi sembrava che ci mancasse un oggetto da qualche parte, però non mi ero accorto che era qui dietro. Ok, a questo punto azioniamo il macchinario. Usiamo questo interruttore magico e grazie alla magia, voilà, ci ritroveremo in una stanza piena zeppa di macchinari, come ha detto Susette. Beh, dobbiamo ancora scendere, veramente. Wow, dove ci troviamo? Ma non dovremmo essere fuori? Se siamo usciti dalla stessa porta da cui siamo entrati, o sbaglio? Jack è sempre pauroso, mamma mia. Ma questa è una specie di reception. Dai un'occhiata qui, Mark! È un pallone da calcio nero! Questa è la prova che l'Alius si è allenata qui. Quando siamo entrate per la prima volta, questo posto era lerce e pieno di polvere. Ma noi l'abbiamo rimesso a nuovo. Avremmo dovuto mettere le pulizie sul conto dell'Alius. Ah, questa ragazza ha un coraggio da leoni. Se era tutto coperto di polvere, vuol dire che è rimasto a lungo inutilizzato. Ma allora perché l'hanno lasciato intatto? Forse pensano di ritornarci? Che ne dite di scendere a dare un'occhiata al centro? Infatti sì, perché non l'hanno distrutto? Voglio dire, hanno usato i milioni per distruggere le scuole. Dove siamo? Questo è il centro di allenamento dell'Alius. In teoria Lina dovrebbe sapere qualcosa, visto che comunque sia. Sono i suoi Eccoci, il fratelli. centro di allenamento dell'Alius. Che fanno parte dell'Alius, comunque sia, alcuni di loro. Ah, che emozione! Abbassa la voce! Ma non c'è nessuno. Sì, e nulla ci vieta di utilizzare il centro per i nostri allenamenti. Diventeremo forti come loro. Questo posto è straordinario. Forza, che cosa stiamo aspettando? Non penserete mica di allenarvi qui! Questo è il nostro territorio! Eric, pensaci tu. Eric, pensaci tu. Uguale. Ti prego, Susette, te lo chiedo in ginocchio. Beh, se me lo chiedi così, avete il mio permesso. L'importante è che il mio futuro maritino non si faccia male. Piccolo spoiler per Inazuma Eleven Go. Eric si mette con Silvia, ma non ditelo a Susette, non ditelo a Susette. Anzi, vengo con voi, così potrò sorvegliare il mio tesorino. Yeah! Lei è quella che attirò il volo della farfalla? Una cosa del genere? È un tiro lungo, quindi. Sembra di essere un po' invadente. Questa ragazza è proprio appiccicosa. Che ragazzo fortunato! Andiamo, ragazzi, non posso gestire questa situazione da solo. Insomma, con una così appiccicosa non lo so, eh. Tanto fortunato.
Questo centro deve essere stato costruito per uno scopo. Allenatrice, la vedo pensierosa. Oh no, non è niente. Mark, cerca di sfruttare al massimo questo centro. Inizia provando a completare un percorso. Per ora non c'è traccia dell'Alius, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Non si preoccupa, allenatrice, incominciamo con l'allenamento! Mark, per prima cosa dovremmo ritornare al parco e aggiornare gli altri sulla situazione. È vero. Userò tutti i mezzi a mia disposizione per formare la squadra più forte in assoluto. Così deve essere cazzuta, Lina. Ogni volta che vuoi stare al centro di allenamento puoi farlo con la macchina qui dietro. Va bene, mettiamola alla prova. Penso che... Sapete che faccio? Allora, come primo allenamento... Completo un allenamento del centro. Certo. Qui. Attivare procedura di allenamento speciale. Così aumenta i parametri di punti energia e punti tecnica. Meglio. Siamo contro Naniwa. Naniwa. Ora non stando da. Ma io poi sul primo ho giocato anche contro un mio amico. Giocavamo di continuo sul primo. Uno contro l'altro. E vittorie e sconfitte. Ma è stato bellissimo. Oh, abbiamo aumentato di un bel po' i parametri. Di tutti i tre. Bene, bene. Ci voleva questo allenamento in stile Alius. Mi sento invincibile. Ho la netta sensazione che allenandoci qui saremo in grado di sconfiggere l'Epsilon. Questo è possibile. Ma adesso in poi dovete darci dentro con gli allenamenti. Ora devo occuparmi di alcune faccende. Ritorno sull'autobus. Voi ragazzi potreste magari perlustrare l'area alla ricerca di indizi. Certo, non c'è problema, allenatrice. Buona fortuna. Quando vi sarete allenati abbastanza, venite pure a parlare con me. Mi troverai davanti alla casa stregata. Ma ragazzi, continuiamo subito la storia. E probabilmente mi allenerò per conto mio off-screen una volta iniziato il settimo capitolo. Questo è il sesto. Inizio il settimo, a metà mi fermo, vengo ad allenarmi, ma ci l'ho dentro e però poi ricontinuiamo. Ti meriti un giorno di riposo. Perché un giorno di riposo? Che è successo? Sono un allenamento base. Sono tutti e tre qui? Sì, signore. Torch, Gazelle e Zin si contendono il posto dell'onore dell'Arius con le unghie e con i denti. Bene, bene. Un po' di sana rivalità non guasta mai. Venite! Dov'è il capitano della Providence a rapporto? Gazelle, capitano della Diamond Dust a rapporto. Volevi parlarci, padre? Gazelle, mamma mia, un minimo. E Zin dov'è? Non lo sappiamo. Non sarà andato ancora in giro per i fatti suoi. È proprio vero che certe persone non cambiano mai. Nonostante l'assenza di Zin, esaudirò ogni tuo desiderio, padre. Sì, padre. Hai 9 missioni da assegnarci? Prima voglio aspettare che Zin ritorni. Nel frattempo potete continuare quello che stavate facendo. Va bene. Sì. Wise, sai come si fa a ottenere un veleno estremamente potente? Non saprei. Te lo dico io. Metti insieme dei serpenti e lasciali combattere. Il più forte sopravviverà. Basterà solo estrarre il veleno dal superstite per avere un fluido micidiale. Quindi, in sintesi, occorre mettere le persone le une contro l'altra e vedere chi vince. Esatto. E questo processo potrebbe rendersi necessario per costruire un nuovo mondo. Queste parole denotano una grande saggezza, signore. Perché ci danno tutti col voler dominare il mondo? No? Lo sapete che proprio sembra fini male, ma non mi insegnano niente gli anime che guardate tutto il giorno in Giappone. Non lo so, sono matti. È giunto il momento di dare forma al nostro grande piano. Al nostro? Attento che Wise ti pugnala le spalle, eh. Ah, Zin è sempre stato il figlio prediletto. Questo perché lui assomiglia a quella persona che il nostro padre ha molto a cuore. Di chi stai parlando? Ah già, tu sei all'oscuro di tutto. Dimentica quello che ho detto. No, voglio sapere, Gazelle. Lui non mi dice mai niente. Zin non è l'unico ad aver doti da combattente. Glielo dimostrerò.
La squadra di Sin non riuscirà mai a conquistare il titolo di Genesis. Non glielo permetterò. La Genesis. Porca miseria, quella è forte come squadra. Alcuni giorni dopo. Allora? Avete trovato qualche indizio al centro di allenamento segreto? No, ancora niente. Ero così sicura che avremmo trovato qualcosa. Dopotutto è stata Larius a costruire quel posto. Ci dispiace. Non preoccuparti, Silvia. Ci siamo allenati duramente negli ultimi giorni. E ora siamo molto più forti. Non abbiamo bisogno dei loro segreti per sconfiggere Larius. Non abbiamo bisogno dei loro segreti per sconfiggere Larius. È un po' ridondante. Non abbiamo bisogno dei loro segreti per sconfiggerli. Più fluido, no? Però io non sono un dialoghista, non sono neanche un adattatore, quindi prendete le mie parole per quello che sono. Ne sono sicura, noi continueremo le nostre ricerche, magari potrebbe saltare fuori qualcosa. Ma dove è finito Eric? Deve essere andato da qualche parte con Suzette. Forse si trovano nel ristorante dei genitori di lei. Wow, siamo già alla fase genitori! Allora se si sposano può darsi che li trovi un lavoro nel ristorante? Potremmo pranzare così tutti i giorni se ci giochiamo bene le nostre carte? Non dire fesserie, non si sposeranno mai e poi mai. Beh, credo che dovremmo passare da Eric prima di ritornare al centro di allenamento. Il ristorante si trova nella parte nord della città. Andiamo! Andiamo sì, andiamo. Vediamo un po' se stanno amoreggiando i due piccioncini. Se stanno tubando come due colombe. Ah, sono a corto di punti tecnica. Vabbè, entriamo, dai. Vediamo un po' dove stanno. Tavola a forma di cuore. Eccoli là, ti pareva. Ehi, eccoli qui. Ehi, tesorino, ho appena sfornato questi dolci per te. Burro, zucchero, farina e tanto amore. Su, orsacchiotto, apri la bocca. Allora, Suzette, i biscotti al burro. Fa schifo, hanno schifo. Cioè, dai, biscotti al burro? Davvero, sanno di burro. Non hanno sapore, sono cattivi. Però se la vostra ragazza dovesse farvi dei biscotti a burro, voi mangiateli tutti. Tutti, datemi retta. Senti, sono perfettamente in grado di nutrirmi da solo. Oh, zuccherino, sei diventato tutto rosso, sei incantevole. Ma guarda che abbiamo qui, è il tuo nuovo ragazzo, Suzette. No, non lo so, no. Le spiego, ci siamo conosciuti qualche giorno fa a Naniwaland. Suzette, hai veramente dei gusti orribili in fatto di uomini. E questo dove l'hai preso? Ehi, senti chi parla. Se non sbaglio, il tuo ultimo marito è scappato via. Che ne sai tu di relazioni d'amore? E invece tu saresti un'esperta, vero? Come osi? È bello che madre e figlia abbiano un così bel rapporto. Però non le fa strano a Suzette che la madre cambi marito di tanto in tanto? Insomma, sembra una cosa normale. Sposiamoci, ok, ti lascio. Mantenimento. Oh, però... Prendete nota perché... Lei sembra che si sia sposata più volte, no? Quindi, insomma... Poi è tuo marito, non fidanzato, quindi... Più di due o tre volte. Eric, ascolta, stiamo andando al centro di allenamento d'anni, vuoi vieni con noi? Mark, sì, vengo immediatamente. Salta, salta! Perché prendi le scale? Oh, passerotto, dove pensi di andare? Devo andare agli allenamenti, ma grazie comunque per i dolci. Ehi, tesorino, orsacchiotto, aspettami! Che tipo questa Suzette. Non ha peli sulla lingua. Puoi dirlo forte. Forse ogni tanto bisognerebbe lasciarsi un po' andare come fa lei. Non trovi, Nelly? Non ne sento la necessità, grazie comunque. Ihi! Sì, lei ha questa risata allungata, no? Non capisco. Accedi a me un amico se vuoi mettere in campo Eric e Suzette. Ma Suzette... Eric sicuro. Faccio un'altra volta l'allenamento speciale, tanto che devo farlo. Perché mi piace aumentare i punti tecnica e i punti energia. Sono molto utili. Ragazzi... Ecco perché bisogna allenarsi. C'è la Epsilon. Benvenuti. Sapevo che sareste arrivati qui. L'Epsilon. Ah, quindi questi sarebbero quei prepotenti dell'Arius Academy? Se torcerete un capello al mio orsacchiotto dovrete vedervela con me. Suzette, non mi sembra il caso. Ho promesso che ci saremmo presi la rivincita ed eccoci qui. Che cosa ne pensate di questo centro di allenamento? Io direi che è lo sfondo ideale per la vostra sconfitta. Sa.
Signore, ho trovato queste ragazze che si aggiravano per il centro. Suzette, che cosa ci fate qui? Ehi, lasciate stare le mie amiche. Mi dispiace, Suzette. Siamo scese per cercare indizi sull'Alius. Speravamo che in questo modo Eric si sarebbe innamorato follemente di te. Dovevate dirmelo. Suzette, non preoccuparti, Berne, penso solo a dare una lezione all'Alius. Già, devi dare del fiato ad darcela a quei mostriciattoli insignificanti. Non voglio sentire una parola di più. Amiche per la vita, squadra sempre unita. E questo è il nostro motto. Non posso abbandonare le mie amiche nel momento del bisogno. Suzette. Varin, che ne dici? Le facciamo prigioniere e sistemiamo la Raymond Eleven? Stupida frignone, nessuno ha chiesto i tuoi suggerimenti. Lord Varin. Non abbiamo bisogno di prigionieri, pensiamo solo a battere la Raymond. Voglio una partita d'armi pari. Eh? Voglio che siamo al massimo della forza fisica, per questo gli ho dato modo di allenarsi. Varin, sei comandante dell'Epsilon, dovresti fare l'interesse della nostra squadra. Adesso ho capito perché hanno fatto dietro fronte l'ultima volta. Che questa partita vi serva da lezione, così capirete finalmente che è inutile opporvi a noi. Lo sport che amate tanto metterà in luce le vostre debolezze, e alla fine dovrete inchinarvi di fronte alla nostra indiscussa superiorità. Queste sono soltanto parole. Adesso siamo più forti che mai, questa volta sconfiggeremo l'Epsilon, dobbiamo crederci. Forza ragazzi, facciamogli vedere di che passo siamo fatti. Yeah baby, e questa partita sarà decisiva. Non è vero, ce n'è un'altra prima. Ho tolto Nathan, comunque sia Nathan è un buon centrocampista che può avanzare. È difensore ma io lo tengo a centrocampo perché è meglio a centrocampo. Però ho preferito metterci Eric per questa partita. Sì, sì, questo è quello che cercavo, questa emozione. Sento un fremito pervadere ogni cellula del mio corpo pregustando il momento in cui li affronterò. Dvalin, perché improvvisamente ti comporti così? Ah, questo con i capelli bianchi, davo la voce più da viscido. Ragazzi, si riceve tutto in questa partita, date il massimo e fate in modo che questa sia l'ultima volta che affrontiamo l'Epsilon. Sì, allenatrice, non sarà l'ultima. Forza, facciamogli vedere come sappiamo giocare veramente. La prima volta che ci giocai, in giapponese dico, non so cosa sta succedendo, quindi ok, giochiamo. Finito, ok. Una volta finito, gioco in italiano. Ultima partita, ah, però io già so che non sarà l'ultima e quindi mi ero perso tutto quanto il pathos, tutta la scena. Che bello rovinarsi la vita con i giochi giapponesi, perché non sai mai quando usciranno. Per farvi capire, in Inazuma Eleven in Italia il primo capitolo è uscito nel 2011, quando oramai io già mi ero finito tutti quanti gli altri capitoli in giapponese. Dico, magari è un gioco che non uscirà mai, però grazie all'anime è uscito. Cosa che forse non accadrà con Yo-Kai Watch e Wibble Wobble. O meglio, con Yo-Kai Watch e Yo-Kai... Con Yo-Kai Watch, Sushi Tempura e Sukiyaki. Magari non usciranno mai. Tant'è che noi stiamo ancora aspettando Inazuma Eleven Go Galaxy. Oh, la parata. Bravo, eh. La trivella però è più bella. Quella trivella spaziale è molto più bella come tecnica. Mi piace di più, mi piace. Oppala. Jude! Era sua. Dannazione. Fermate. No, in due no sulla palla, in due. Vabbè. Mo ce li mette fuori gioco entrambi, accidenti. Ho ancora Scott con turbina rotante. Grande. Ovviamente loro non consumano punti tecnica perché sì. Perché hanno il potere della pietra dell'Alius dalla loro. Sean, sei una mezza pippa. Bobby, perché Bobby è rientrato in... No, non doveva rientrare, è troppo lontano. E mo fuori gioco in due invece che uno solo. Ma un fallo loro lo fanno mai oppure... Oh, attenzione. Oh, Bobby, meno male. Grande. No, troppo lontano stiamo. Oh, perfetto. Vai, questo è gol. Questo è gol sicuro perché non c'è nessuno a bloccarla. A parte il portiere. Vediamo un po'. Che fa? Ecco, la trivella spaziale. Niente.
Oh, sì, invece! Sì, è gol! E vai, 1-0. Verso la fine del primo tempo. E vai, mentre ci avviamo alla fine del primo tempo, 1-0. Accidenti, vai. Vai così. Oh, livello più tormenta glaciale, bene. Ragazzi, c'è una parata da fermare, non so se vi siete accorti, eh. No, ma fate con calma, prendetevela comoda, un caffettino mentre giocate. Non è che siete come Ollie e Benji, eh. Oh, scusate, Capitan Tsubasa. Usiamo i nomi giapponesi, ah. Perché sono un giappofag? Ma dai, su. Da noi si chiama Ollie e Benji, chiamiamolo Ollie e Benji, su. Non facciamo sempre i puritani. No, 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 no. Grande. Che fortuna. Turbina rotante. Meno male. Almeno possiamo andare tranquilli. C'è su set. Oh, eccolo. A centro è tua, grande. E vai contro mente glaciale, evoluzione 1. Il 2-0 sulla fine del primo tempo. Il 2-0 sulla fine del primo tempo. E stanno anche in furore, eh. Sono leggermente più forti. E sì, e sì, e sì. Ce l'ha fatta. La cosa bella di Trivella Spaziale è che respinge. Il brivido di incontro all'ultimo colpo elettrizzante. Vinceremo o perderemo? Questa tensione e la disperazione è ciò che bramo da molto tempo. Non ho mai visto Dvalin divertirsi tanto. Di solito è così freddo. Gli avranno fatto qualcosa? Io credo di capire cosa prova. È come un furore. Ma Dvalin, esaureremo tutta la nostra energia se continuiamo a giocare a questo livello. Forse dovremmo ricaricarci? Ricaricarci? Forza, fatemi divertire. Datemi il brivido che cerco. Ai tuoi ordini, Dvalin, ce la metteremo tutti fino a fischio finale. Mark, quei dell'Epsilon sembrano stanchi. Potremmo essere in grado di batterli. Va bene, continuiamo a pressarli anche nel secondo tempo. La cosa brutta è che in Azum Eleven 2 non possiamo ricaricarci mai tra una partita e l'altra. E neanche sul primo, anche se in realtà sul primo si poteva. Però hanno fatto l'1 e il 2 come un gioco unico quasi. Hanno messo i giocatori del 2 anche sull'1, le tecniche del 2 anche sull'1, insomma hanno fatto un casino tremendo. E quindi il gioco si è rivelato una mezza, tra virgolette, patacca in Italia. Per queste piccole cose che comunque sia hanno pregiudicato la bellezza dell'1. Purtroppo oramai è andata così, quindi non possiamo farci niente. Anche se però sull'eShop del 3DS c'è il primo Inazuma Eleven come doveva essere in origine. In giapponese, no, in giapponese, c'è cioè in italiano. Però con, diciamo, con, come dirlo, con gli aspetti tecnici, ecco, del primo giapponese. Quindi va benissimo. E ora stanno iniziando a consumare energia anche loro. Mano del colosso. Aia, meteora infuocata. Mano del colosso ci vuole tutta, ci vuole. Majinza Hando! No! State solo perdendo tempo. Forse. Forse no! Giochiamo. Questo ti sembra un gol? Ma se non lo sei tu, amico mio, io non ti posso fare nulla. Sean, tu pensa ad avanzare, ci penseremo nel passarti la palla. Non ho più... Raimon!
Ok. Va bene? Prima vittoria contro l'Epsilon. Yuhu! Così si fa! Abbiamo perso impossibile! Bacana! Sì, bacana in giapponese significa impossibile. Bacana! Vortice implacabile Scott, buono? Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo finalmente sconfitto l'Alius Academy! Il merito è stato tutto tuo, Mark! Non ci posso credere, sono diventati ancora più forti! Se avessimo avuto più energia! Oh, non mi sono mai divertito così tanto durante una partita! Beh, almeno non ha perso il senso dell'umorismo, perdente. Forza, miei prodi! Abbandoniamo il campo di battaglia. Sì, signore. Che cosa state facendo? Battete in ritirata? Battere in ritirata? Questo mai. Ci rincontreremo e allora avrete modo di conoscere la nostra vera forza. Che cosa intendete per vera forza? Signore, nella prossima partita l'attaccante sarà chi penso io? Esattamente. È ora di tirare fuori il nostro asso nella manica. Ci vediamo, Raimon, al nostro prossimo incontro. Ehi, aspettate! Questi parlano di attaccanti nella prossima partita, ma... Ma dove presentate? Durante quest'ultima partita abbiamo imparato molte cose sull'Alius. Sì, certo. Puoi rinfrescarmi la memoria? Beh, adesso sappiamo che l'Alius Academy trae la sua forza da una forma di energia. Durante la partita ne hanno consumata troppa. Non hanno avuto il tempo di reintegrarla e si sono indeboliti. Infatti, nel secondo tempo, la loro prestazione è diminuita notevolmente. Pare che l'Alius non abbia usato il centro di recente. Quindi questo posto veniva utilizzato al solo scopo di recuperare le energie. Ehi, potrebbe essere rimasta una fonte di energia da qualche parte. Dwalin stava cercando di ricaricarsi in quel punto. Andiamo a vedere. No, lì purtroppo non c'era niente. Strano, eppure ho visto Dwalin mentre cercava di ricaricarsi lì. Forse qualcuno ha spostato la fonte di energia da un'altra parte. Sì, ma chi? Dwalin e la sua squadra non ne avrebbero avuto il tempo. A parte l'Alius, noi siamo gli unici a sapere dell'esistenza di questo posto. E non è tutto, può anche essere che mi sbagli, ma... Date un'occhiata a questo programma. Ci sono tre file per questo centro di allenamento. Uno è per la Gemini che abbiamo sconfitto, uno per l'Epsilon con cui abbiamo appena giocato, e poi ce n'è un altro. Qui c'è una G, che cosa vorrà significare? Sarà un tipo di allenamento? Seguendo la logica mi verrebbe da dire che la G è l'abbreviazione di un'altra squadra dell'Alius. Stai scherzando, spero? È ancora un'altra squadra? più di una. Sì, è possibile. Penso che nell'Alius Academy ci sia un'altra squadra in serbo per noi. Una squadra ancora più forte dell'Epsilon. La Genesis. Che cosa ha detto? Oh, niente. Strano, mi è sembrato di vedere qualcuno. Beh, comunque lo ammettete, questo centro di allenamento ci è stato di grande aiuto. Sì, è vero, dovremmo continuare ad allenarci qui. E visto che l'Epsilon sembrava particolarmente propensa a prendersi la rivincita, dobbiamo tenerci pronti. E se questa terza squadra esiste veramente, dobbiamo essere al massimo delle nostre capacità fisiche per affrontarla. Bene, allora questa diventerà la nuova palestra della Raimon. Dovreste venire qui ogni volta che avrete bisogno di un po' di allenamento. Perfetto, lo faremo, Nelly! Ehi, un momento, non potete mica entrare tranquillamente e impadronirvi del nostro nascondiglio segreto? Non vogliamo impadronircene, solo poterlo usare di tanto in tanto, ce ne prenderemo cura. Va bene, ma dovrete portare un tavolo da biliardo e un distributore di dolci. Oh, è una doccia! È proprio quello che ci vuole quando arrivi puzzolente dall'allenamento. Una ragazza deve essere sempre bella profumata per il suo orsacchiotto. Sì, sì, ho afferrato il concetto. Lo farò subito presente a mio padre. Ah! Todd! Accidenti, Todd, che cosa ti è successo?
Ho detto. Tornente Ironside! Che cosa è successo? Ci sono ancora gli energumeni dell'Epsilon. Gli energumeni. Nelly, chiamo subito un'ambulanza. Todd! Hanno sconfitto l'Epsilon, signore. Siamo vicini alla resa dei conti. Già. Xavier. Sì, padre? È ora di porre fine a questa farsa. Molto bene. Guiderò io la Genesis. E spazzerò via la Raymond una volta per tutte. Cosa? Padre, non dire sul serio! Non sono mai stato così serio. Genesis, il nome destinato alla squadra più potente dell'Arius Academy. Ho deciso di attribuire questo onore a Xavier, cioè alla squadra di Zin, la Gaia. Stai scherzando? Sa. Nel frattempo... Ad Okinawa! Interrompiamo questo programma per darvi una notizia dell'ultima ora. La Raymond Eleven è finalmente riuscita a sconfiggere l'Epsilon. Cosa? Pazzesco! Forza Raymond! Eccolo il mio uomo! Gli attacchi dell'Arius, secondo le previsioni, dovrebbero subire una battuta d'arresto. Il primo ministro Vanguard ha già fatto una dichiarazione al riguardo. Viva la Raymond! Che squadra incredibile! Quando sono grande voglio giocare nella Raymond! E qui, ragazzi, succede un fatto particolare. Però ci dirigiamo a Fukuoka alla ricerca del quaderno segreto del nonno. Impariamo queste mega tecniche. Scopri di più nel prossimo capitolo, il quaderno segreto. Xavier, ma perché? Oh, quando sarà utile lui. Lui sarà utilissimo in Azum Eleven Go Spark e Bomber. Ad ogni modo, per questo video è tutto, Cuggi. Spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo. Non tanto quanto lo scorso, perché comunque sia lo scorso l'ho detto il mio preferito di sempre, ma è stato bello anche questo. Quindi io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione come sempre vi ricordo i link per Twitter e anche per Instagram. Seguitemi su Instagram perché lì pubblico ogni giorno aggiornamenti. Si chiamano aggiornamenti, quindi sono giornalieri. Beh, giusto così. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!